Settimanale col direttore artistico Marcello Crea. Siamo in onda? Siamo in onda. Perfetto. E evitiamo di fare la classica battuta pagliazzo dei pagliazzi, quindi stavolta te la risparmio. Perfetto. Anche perché avremo altre due puntate in cui potremo sbizzarrirci. Cosa ci proponi stasera? Ma stasera facciamo il solito cabaret, di cui neanche io ho cognizione di causa, della serie che ci sono degli artisti nuovi, che io ho visionato anche attraverso dei filmati su YouTube. C'è un ragazzo che viene da Padova, che ha fatto anche lo Zellig, il laboratorio, e anche un programma di La Sette eccezionale veramente, che io non ho visto, però mi fido. Quindi assisteremo a questa esibizione di un nuovo comico per il Carillon, e poi c'è molta danza questa sera. Abbiamo anche, intervisteremo anche il ballerino di Michael Jackson, e nei prossimi minuti ci sarà sia lui che la compagna che lo accompagnerà sul palco. Perfetto, perché come tu ben sai, nel varietà cabaret, che poi insomma è la stessa cosa, possiamo solo discutere, ci sono delle similitudini, café chantant, varietà, cabaret, tabaret, ma sostanzialmente significa arte varia, quindi il comico, la soubrette, i ballerini e gli ospiti a sorpresa. E Marcello Crea invece del capocomico, quello che ormai esiste da tempo immemorabile. Ti ringraziamo e ci vediamo la settimana prossima per la quarta puntata. Ciao! Al Carillon Cabaret quest'oggi Michael Jackson nella versione di Michele. Sì, esattamente, accompagnato dalla splendida Roberta, che è bionda, per cui sinonimo di qualità. Ci puoi parlare del numero che a breve vedremo nel video subito dopo la vostra intervista? Sì, abbiamo pronto un medley di due pezzi, Smooth Criminal e Dangerous, e come secondo pezzo Roberta canterà un pezzo di Britney Spears in assolo.
quindi magari che ne parli un po' più del brano, come hai scelto questo testo? È comunque conosciuto, perché in realtà non è una canzone di Britney Spears ma una cover. La canzone era del fine anni 70 ed è All the Rock and Roll. Mi piace di più la versione di Britney Spears. Tu invece come mai hai scelto questi pezzi da ballare oggi? Beh, insomma, anche perché erano quelli che avevamo, diciamo, più pronti, ma anche perché potevano avere un impatto maggiore, insomma, sul pubblico, essendo molto più aggressivi, incisivi, insomma. Quindi molto più spettacolari? Sì, abbiamo pensato anche questo, insomma, per ciò che il pubblico gradisca, insomma. Perfetto, ringraziamo e vi auguro in bocca al lupo e vi lasciamo con la vostra esibizione. Grazie. Unusual.
eccoci qua in compagnia di Dino Abronzi. Ciao. Per la prima volta ospite nel nostro spazio, nonostante sei un beniamino ormai del pubblico. Sono onorato di essere sui vostri schermi. E tra la tradizione di famiglia continua, hai tramandato la tradizione da Luciano Abronzi, tuo papà, tu hai continuato la tradizione. Cosa mantieni di tuo papà e cosa c'è di proprio di te nella tua comicità, nelle tue varietà? Beh, diciamo che da papà allora continuo appunto l'arte del cabaret, ne conservo in qualche modo lo stile, possiamo dire il mio stile si avvicina, e ovviamente agli inizi ci sono dei rimandi, o comunque utilizzo ancora parte del suo repertorio che è sempre attuale, sempre validissimo. Ecco, che emozione hai avuto quando per la prima volta hai debuttato su questo palco, che era un po' il palco dove tuo papà qualche anno fa si esibiva? È stata una emozione, quali emozioni? Sì, sono venuto proprio a propormi io al Carrion l'anno scorso, e poi mi hanno detto ma ci risentiamo più avanti, ci siamo risentiti e adesso è partita questa bellissima esperienza, e sì, fa una certa emozione pensare che papà è stato qui, parliamo di 35 circa anni fa. Non ero neanche nato io. Neanche io, quindi... No. Il cameraman forse sì, però forse. Il cameraman era già qui che metteva a posto che faceva già i video, esatto, con la Cine 8. Bene, cosa proporrai oggi? Qualche anticipazione che poi vedremo nel corso del video? Allora, questa sera propongo sono tre monologhi, diciamo due sono monologhi proprio monologhi da cabaret, sono di mia invenzione. Uno si ispira, parlo nel finale proprio di Trieste, e quindi lì diciamo riconoscerete sicuramente anche un po' l'impronta di papà. Tutto sommato parlare di Trieste a Trieste è sempre siamo di successo, i tessini comunque sono molto locali, piace molto, no, parlare di se stessi, sentire parlare di se stessi nel bene e nel male, salvo poi lamentarsi a prescindere. Nel bene e nel male, lamentarsi a prescindere, ma perché o non succede niente comunque se ne può parlare, oppure succede qualcosa, qualche buttata anche dei politici, tipo di fare spiagge modello Copacabana, cose del genere, quindi c'è sempre qualcosa da dire volendo. Ringraziamo Dino e buona continuazione col filmato. No, visto che abbiamo diciamo serata internazionale, abbiamo degli stranieri, gente che arriva da Monfalcone, mi sembra giusto riportare un attimino l'argomento, diciamo, più su cose nostre. Più, aspetta, devi fare la ripresa, vai, facciamo. Yeah! Bene. Perché sono le mani, che se magari cancelliamo, no! Allora, Trieste, parliamo un attimo di Trieste. Non so se siete più o meno tutti di Trieste. Sì. Lello, ovviamente. Come parla bene il triestino Lello? Lo riconosci? Triestin Patocco. Sono venuto qua nell'82. Sono vero triestino, lo riconosco. Ma allora, la cosa particolare di Trieste è che non so, è il modo di vivere la città che dai triestini, perché non so, due romani che sei lontani di Roma, che si trova e comincia a parlare della città e dici ah, però al Colosseo, che bello che è star sotto al Colosseo, all'ombra del Colosseo d'estate. Due veneziani lontano da Venezia si incontrano e dicono però, ma veramente mi è il ponte del Rialto, mi riempie il cuore, eccetera. I triestini, cosa parla dei monumenti, non che c'ha un cazzo, di cosa parla i triestini? I triestini sei viscerali, vivi la città con le budella, te se ricordi che Lugani che ne pepisciavo, che buon vin là in quello smizzo da Ferluga, ma se così. I triestini che ha un rapporto diverso, ma Trieste è una città tutta strana, cioè se forse l'unica città al mondo che fa canzoni allegre sulle disgrazie, cioè tranne Occina, se nato disgraziato venendo Zopper Scorpio a una casa che parla dei morti, degli incidenti, è una canzone allegra, e il mio marito è buon e se tre volte è buon, ma solo la domenica il neonzi col bastone. Canzoni popolari sulle disgrazie, solo che a Trieste, solo che a Trieste. Ma poi secondo me il triestin gana il DNA
sta roba proprio del viva l'Apple Bomb, che più recentemente si può tradurre con un neanche per colpo. Sì, diciamo la verità, perché Triestine sa che ci sono dei problemi nella città, ok? Però fa finta di niente. Allora, sei tornato alla ribalta al discorso della ferriera. Perché? Perché sono venute le Iene che ha fatto il servizio TV e allora di nuovo tutti quanti cominciano a parlare della ferriera, se no è Triestine neanche per colpo. Cristicchi, magazzino 18, e allora si comincia a riparlare degli esuli fiumani, eccetera, eccetera. Sono Triestini, neanche per cui. Questa è la verità. Cioè, finché non ne parla a livello nazionale, perché non si sveglia, non si ricorda. Mi sono chiesto, ma perché i Triestini non affronta ste robe della città? E sono arrivato a due conclusioni, due possibilità, secondo me. O perché la maggioranza dei Triestini ormai sono tutti veci macuchi. Perché a Trieste siamo stati anche capitale del Viagra anni fa, probabilmente lo siamo ancora. È vero, è vero. Ma perché, allora, a Trieste, e se è vero, e vi dago la prova, c'è una barzelletta che mi posso raccontare solo che a Trieste la capissi. Questi due vecchi, 92 anni uno, 95 quell'altro, che si trova e dici: Gian Mario, ti cascetti la televisione? Cosa c'è? Domande sera, c'è la partita Austria-Ungheria. Urca, e contro di chi i gioca? Cioè, sei rimasto ancora all'impero, per dire quanto invece che sei quelli che non si lamenta del passaggio dalla lira all'euro, ma del passaggio dai sesterzi al fiorino, al ducato, non so che cazzo. Sì, veramente. Quindi, o sei troppo veci, che poi invece che già i problemi sui a Trieste, e prendi tipo, come te sta, Franco? Ero a fare le analisi, ha visto che non c'è Pallaiz, beato ti, mise anni che aspetto l'Inps, non l'ho ancora c'è alla mona che con l'Aiz se muore, perché con la pensione dell'Inps se vivi se... già invece che i suoi problemi e non si interessa. Oppure l'altra possibilità, i Triestini non si interessa dei problemi perché dimentica offuscati dall'alcol. Sì, diciamo la verità, se bevi a Trieste e anche parecchio. Perché il Triestino, il discorso del bever, ma proprio se anche questo è un po' nel DNA, il Triestino normalmente ha anche il modo di ragionare, che bevi, nel senso, te incontri un amico per città, no? Oh ciao, come sei? Prima roba, vediamo qualcosa? Quando te se devi trovare con uno, cosa che dici? Se troviamo da qualche parte, boh, dove? Tipo potessi incontrarti in una piazza, in giardino pubblico, dove si incontreremo? In bar. Sì. E poi ti arrivi in ritardo, ti dici, scusa per il ritardo, sei tanto che ti aspetti? No, non sei tanto. Un caffè, due amari e tre spritz. Non sei tanto. Questo sei. Dino, grazie. Ma senta, ma chi telefona lei per fare questi sondaggi? Non mi ricordo. Ai parenti? No, non mi ricordo. Non si ricorda. Che... No, sopporiamo, vada avanti, vada a concludere. Adesso... Ogni 428 italiani ce n'è uno alto più di 1,90 m. Io so dove si trova il martedì sera. È quello che si siede sempre davanti a me, al cinema. Secondo un recente sondaggio, il 50% dei coniugi italiani ha avuto una storia con qualcuno. Che non ho capito, parli italiano! Non capisce? No, non si capisce! Allora ripeto, voi avete capito? Scandisca. Scandisca. Dai. Secondo un recente sondaggio. Bravo, ecco, vada così. Il 50% dei coniugi italiani ha avuto una storia con qualcun altro. Il 50%. Sapete cosa significa? Se non sei tu, è tua moglie. Lei è lo schiavone. Grazie. Ma l'ultimo. Sì, no, pensavo. Ah. Pensavo che diceva di nuovo quella della... Sì, prego.
Siamo in compagnia di Ludovico Zabotto. Ciao Ludovico. Sì, buonasera a tutti. Un grande protagonista delle serate Carrion Cabaret. E cosa ci racconti di te? Sì, questa sera, visto che noi siamo su Scherzi a Parte, io sono il stravecchio della compagnia. Pensate che tanti anni fa io ho fatto un provino al Grande Fratello. E per fare questo profino io andavo con la cinepresa per immortalare questi protagonisti e mi hanno coinvolto a fare questo casting per caso. Ah. E per esempio mi hanno coinvolto e siamo andati i primi 12. Quando eravamo dentro il regista ha estratto la mia scheda e ha detto: abbiamo un personaggio che ha superato la storia del Grande Fratello, e Ludovico, e mi ha chiamato: Ludovico, cosa sei venuto qua? Io sono venuto per fare delle fotografie, ma questo è un casting per caso. E là ho espresso e esposto tutte le mie cose demenziali. Io dipingo, raccolgo tutti i titoli di giornali, dei vini, delle automobili e faccio una storia. Insomma, sei un artista poliedrico. Sì, e allora mi hanno detto: dai, raccontami qualcosa. E là ho raccontato la storia del cinema, visto dalla televisione. Ecco, queste cose un po' particolari, e loro sono stati estasiati, mi hanno applaudito, e giorno dopo, pensi, è uscito un articolo che Ludovico di Trieste, stravecchio come la grappa, sì, e forse ce la farà il Grande Fratello, ma giustamente diamo spazio ai giovani, e allora è andato, però ha avuto un successo che a Trieste poi la Marsili Loretta, sì, Loretta del Telequattro mi ha invitato una trasmissione per raccontare queste peripezie delle storie mie, ecco, e sono stato un po' pubblicizzato, e io vi ringrazio voi questa sera, questo carillon particolare. Ho visto ricchi personaggi giovani che hanno spazio. Il futuro per Trieste, in Cabaret. Bravo, bravo, e grazie al vostro intervento e alla vostra intervista mi arricchisce, siccome appunto io lascio appunto lo spazio ai giovani e io sono stravecchio, faccio. Aspetta ancora, scusa, uscirà. Forse, quanto prima, un libro delle mie cose, 100 storie delle mie cose demenziali. Ecco, stiamo per correggere e forse verrà. Tutte, non se Kafka, Ibsen, Freud, però sono cose divertenti. Ecco. Perfetto, ti ringraziamo, ecco. E ci vediamo una delle prossime volte per un altro intervento. Molto. Ciao. Sentire, grazie. Vicino c'era Fontana Fredda e Fiumicello che si è rinfrescato, no? Ma per tradizione. Grazie sorella. Ma per tradizione Carlino era ovaro, ma in questa circostanza è diventato romance. E regalò comunque a Maria la Longa un bellissimo aiello, sperando che lei lo gradisca, anche se era stata un po' capriva, un po' zoppola in questa circostanza. Ma ormai, a causa di questa giornata incandescente, ormai si era fatto buia. E là Carlino e Maria la Longa si ripresero la pradamano. E zompicchia e zompicchia. Chianzutan ritornarono al loro paese. Vi ringrazio. Ciao Nico, ciao Rosso, eccezionale, con fantasia da capirvi. Grazie. Thank you.
ships that go sailing somewhere beyond the shore will kiss just like before. Happy we will be beyond the sea and never again on the ceiling. Volevo lasciare all'ultimo, perché sei vestito nero, perché sei confuso.